Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Quando mi dite, Dario, che cosa attendi, che cosa aspetti, videogiochi, cartoni, cazzi e mazzi, ecco, sto attendendo tantissimo il film di Mario. A parte che abbiamo visto insieme la nuova sigla che hanno lanciato per il Super Bowl, però io non mi ricordavo che era un rifacimento della sigla del cartone animato americano di Super Mario. Oh, we're the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. When you think you're in trouble, you could call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Huh. Thank you, Super Mario Bros. Cioè, hanno fatto questa roba e io non l'avevo collegata. E allora ho rivisto la sigla e ho detto, porca puttana, ragazzi, che cazzo facevano con i videogiochi, cazzo, proprio tutto a caso. Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show! Ma paisanos cosa? Nessuno dice mai paisanos. We're the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If you think it's in trouble, you can call us on the double. Cioè, stanno mettendo un amore in questo film, prendendo tutto, Mario Kart, Mario Galaxy, Mario Odyssey, vecchi Mario in 2D, tutta la lore, stanno giustificando il fatto del perché sono vestiti come coglioni. Io sono convinto che nel film giustificheranno anche il fatto che Peach è un'umana nel mezzo ai funghi. Non lo so, forse da bimba è finita nel regno dei funghi, chissà per quale ragione, non lo so. Però la cosa che mi ha colpito, ho detto, vabbè, loro stanno veramente facendo una cosa eccezionale. La doppiatrice della tipa nella sigla che abbiamo visto prima, che doppia la tipa che chiama Mario e Luigi per farsi aggiustare il lavandino, è la vera doppiatrice di Peach in questo show, nel cartone anni 90. Vabbè, ragazzi, ma che cazzo stiamo parlando? So hang on to your seat, get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Ma anche noi avevamo la. Fammi vedere, Mario Bros. Sigla. Vediamo se abbiamo. Mi pare che Cristina D'Avena la cantava, ma com'era la nostra? Oh! Sì, che esce al cinema, certo. Cosa adesso qui accadrà? È un temerario che se ne va per le fiabe qua e là. Per le fiabe qua e là, ma è tutto a caso, è super generica. Sancho salverà chi nei guai si caccerà. Che tipo sgaggio? Eccolo Che qua! tipo sgaggio! Davvero? Lui ha su una maglia blu e una buffa tutta rossa. Ma che merda! Ha con sé un funghetto blu. Mamma mia, che merda! Coi baffi all'insù, si butta sempre in tutto a testa in giù. Porco due, super generica! Non sapeva nemmeno di che cazzo stava cantando! E sballo Super Ma poi non ha la Mario, Gillette, ce la se sono passi aperta! ancora un po', diventerà più tondo di un oblò. Ma vai! Con Super Mario è necessario. Ma cosa vuol dire che c'è il rap in italiano, raga? Con Super Mario è necessario. Siamo Mario e Luigi. Vabbè, ma è doppiata da dei pazzi. Gli idraulici non siamo come tutti gli altri e lo sai perché? Se si rompe qualche tubo devi solo farti furbo perché lavoriamo in coppia però il prezzo non raddoppia. Ma pensaci un po', di meglio non si può. Preparati a viaggiare in un mondo speciale. C'è Re Attila, Ughetto, la principessa Maren. Vabbè, guarda, non ho parole. Comunque, ragazzi, in quegli anni, cioè, i videogiochi, boh, erano protagonisti di prodotti correlati orrendi. Jerry Calà che faceva lo spot del Mega Drive, raga. Ma di che cazzo Ciao ragazzi, parliamo? sono Sonic, Sonic come Sega, Sega Mega Non Drive! è Siga poi, è Sega. Sì, so che suona strano in italiano, ma è così. Guardate che novità, non ce n'è più per nessuno! Pattina e vinci! Non ce n'è più per nessuno, Pisci i tuoi avversari e Come, scivola! pattina? Guardate che novità, non ce n'è più per nessuno! Pattina e... Pattina e vinci! Non pattina, pattina. Sì, colpisci i tuoi avversari e scivola con DJ Boy nelle avventure più appassionanti. Vai veloce, prendi la mira e cerca di trionfare. Con Burning Force sarai un vero lottatore dello spazio. Cadi. Un vero lottato che non vuol dire niente. Cosa vuol dire lottatore dello spazio? California Games, che goduria! È sempre Questo generico, che goduria. vacanza in California, ma attento, devi anche vincere. Sprota il Certo. nemico e distruggilo Forza. finché sei in tempo. Afterburner, compi le tue evoluzioni volando nel cielo delle emozioni. Super Bella questa punchline, top. Thunder Blade, sensazioni uniche, riflessi sollecitati fino al limite. Cosa?
Riflessi sollecitati fino a... Cos'è diventato un compendio medico? Divertimento massimo. Strider. Comincia bene. E lungo il percorso, duelli a non finire. Questi sono i premi. Game Gear, Mega Drive, Master System Plus, l'incredibile Mega CD, TV Tuner, Cantatoon Music System e un'infinità di cassette. Ma come? Questo è il meccanismo. Ma perché c'è la Jerica là? Come... Boh. Acquista da ottobre a novembre Game Gear o TV Tuner o Mega Drive oppure tre cassette dei tuoi giochi preferiti. Hai subito in regalo Sonic Beige. Ce l'ho. Sonic... L'ha trovata il dottor Game, poi ci ha fatto un video incredibile. Beige è l'incredibile spilla luminosa che si può accendere da sola mentre guardi la TV. Ma quando? Durante le nostre sponsorizzazioni e i nostri fantastici spot. Capito? Ha visto? Libidine ce l'ha buttato dentro, eh. Un pochino di meme. Guardi la TV. Ma quando? Durante le nostre sponsorizzazioni e i nostri fantastici spot. Capito, Sonic Beige? Se suona, vinci. Libidine! Occhio però! Sono giochi preziosi. Tocca a te. Sei un professionista del baseball. Cioè, come se chiamassero me e ci sono io che faccio. Deh, per forza, tocca. Siamo a letto. Ecco, questo è un po' il punto della questione. Sei un professionista del baseball americano. Batti, lancia, rilancia. Con Super League migliora il tuo stile. Partecipa all'azione. Sfrutta la tua velocità e non farti intimorire. Non ti fare intimorire. War, sei un grande campione. Che forza, Mega Drive! Fatal Rewind! La mia prima console! Ci fanno impazzire, bellissima! Ma che soddisfazione vincere! Buck Rogers! Che soddisfazione vincere! Cioè, tutte le frasi più generiche del mondo! Dato che è bello questo ritratto in pixel art! Che soddisfazione vincere! Passo nel futuro! Un'avventura tutta per te! Controlla i tuoi limiti! Potresti essere un genio! Lockout! Potresti essere, ma anche no! Ma forse no! Chissà! Guarda, compra la console e scoprilo! Una grafica spettacolare! Lotta con le tue possibilità! Beat Fighter! Lotta con le tue possibilità, ma di niente. Potresti essere un campione. Avete Sonic Beige? Mettete le posizioni TV. Se siete vincenti, la spilla si accenderà e suonerà da sola. Occhio al suono magico. Anche Oreccio. Anche Oreccio. Con Sonic Beige si vince. Occhio però, con i giochi preziosi. Mamma mia, raga, veramente tutto sbagliato. Comunque c'è, anche in tempi recenti hanno preso ambassador strani, tipo Panariello con la Wii, ve lo ricordate? Sapete che cos'è questo? No? Mamma mia, Nintendo come buttò le palle addosso a tutti. Cacò in testa a tutti, raga. A tutti. Un bel sorriso. Oh, preciso identico uguale a me, eh. Eccoli, vai. Ciao. Chi perde paga la cena per tutti. Mi spacco in due. Si assomiglia, sai. È uguale. Wii Sports, 5 diversi giochi di sport. E sembrava veramente una rivoluzione, lo è stata anche per certi versi, Per sfidare i tuoi amici. Disponibile solo su console Nintendo Wii. Due spaghettini fatti in casa, ai video di Akira credo che siano tutte le citazioni alla scena della morte di Akira. Bello, anche Gargoyles, cioè. Cioè, tutti, cioè. Cioè, mettono la scena delle moto solo per fare la citazione. Anche Adventure Time, nemmeno sulla moto, tra l'altro. Ma Yu-Gi-Oh! Quante volte l'ha citata? Pure il remake di Guruguru. Yu-Gi-Oh! Watch. Lego, questa me l'ero persa. Vabbè. Va bene, anche Doraemon. Lo stesso sguardo, tra l'altro, di Nobita. Ti ricordi 3D. Fatti bene. Va bella quella di Steven Universe. Anche Rocket, ma questo non lo so se questa, dai. Kamen Rider.
chi non sono Time. Ma scusa, no, questo non è possibile. Chico Bon Bon Monkey with a Two Belt. Miraculous Tales of Ladybug. Ah, belli, belli. No, no, questa non è vera, raga. Quella di Luca non è vera, dai. Non è vera, questa non è vera. Una frenata e basta. Questa sì, palesemente. Maya! Rescue on that strange vehicle. Questa sì, anche Pui Pui. Tanto non so se l'avete visto, Pui Pui. È assurdo, eh. Ma chissà, chissà. Pui Pui è assurdo, raga. Da vedere a tutti i costi, imperdibile. Meglio di One Piece, dato che c'è Pumolo in chat. Però bello. Tanto il target credo sia quello di Pumolo, quindi va bene ancora. Ma si ingroppano subito. Questa tecnica, piccola nota, si chiama pixelation ed è la stop motion con gli attori. Cioè fotogrammi in fila di attori. Vabbè. Ma poi un incubo, cioè fanno tutti i versi dei criceti. Vabbè, ma fai passa l'ambulanza, te non ha senso. Vabbè, ora mi sembra un po' eccessivo, non si era accorto del semaforo verde. Un po' troppo, forse. Bellissimo. Semplice, diretto, ovviamente il Giappone sta spopolando, stanno già vendendo 400 modellini di peluche. Ecco, Pui Pui Molcar, novità. Vedete? Entra nel mondo dei Pui Pui Molcar. Ah, anche in italiano. I dolcissimi porcellini d'India, metà macchinine e metà porcellini. Adorabili. Pronti. Sfreccia. Aspetta, c'era anche Pumolo, mi pare, l'avevo visto. Mondo dei Pui Pui Molcar. Eccolo. Andiamo a vedere il nuovo capitolo di One Piece. Forse qua dentro c'è la risposta a tutte le domande che Oda ci ha proposto. In Oda we trust. Porcellini adorabili sfrecciano velocissimi nella città. Corse sfrenate, comandi automatici e tre Pui Pui Molcar. Collezionali tutti. Pui Pui Molcar. Segui gli episodi su YouTube. In edicola. Prossimo unboxing. No, non penso, ragazzi. Non penso proprio. I Rarus Bad Pakistan Sonic Heroes Happy Meal Commercial. Ecco, questo è serio. Happy Meal Kai. Or McDonald's is Sega Kids Life. Sucker. Bello. Sonic Skateboard Rogue and Amy Tennis. Sì, è Napoli, questa roba è napoletana. Green Puff Flower Catch. Oh, Randy. Shadow Basketball. Perché stavo per chiedere perché Shadow gioca a basket. Poi mi è venuto in mente. Un po' strano. Catch. Shadow Basketball Baseball. Ma perché era così drammatica la pubblicità del McDonald's in Pakistan? Amore del Mimilkai. Ah, non so se lo sapete, è uscita la nuova pubblicità di Lupin del McDonald's in Giappone. L'ho vista in diretta proprio io. Bellissima. Questa qua.
Io vi giuro, ero in un ristorante, c'era la televisione accesa, sento questa musica e faccio: cos'è Lupin? Vicino c'è la pubblicità del McDonald's. Subito da questo jingle. Ragazzi, questi sono personaggi degli anni 70. Continuano a non invecchiare, continuano a essere iconi. Cioè, non moriranno mai. Nel 2040 ci saranno ancora fieri, tutti uguali. Cioè, poi mi fa ridere che Gabon è quello tecnologico. Col codice sconto. Bellissimo, bellissimo.